Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti alla terza puntata della nostra serie Trading Consapevole, la serie dedicata ad accompagnarvi dal zero, dalle basi, all'assoluta consapevolezza e autonomia nell'elaborare e gestire una strategia di trading profittevole nel lungo periodo, quindi opposta appunto alla semplice profittevolezza fin tanto che il mercato ci dà ragione, fin tanto che ci va di fortuna, quindi esaminando razionalmente le cose. Oggi è una piccola lezione di psicologia, chiamiamola così, proprio perché trattiamo l'emotività, che so che sembra un discorso banale, molti di voi diranno ma che noi a ste basi non ne possiamo più, andiamo al sodo, andiamo all'operatività. In realtà, credetemi, sono fondamentali. In particolare la puntata di oggi riguardo all'emotività è importantissima perché ci fa capire alcuni punti deboli nostri, ma che sono comuni, sono semplicemente parte della natura umana, che ci fanno inesorabilmente perdere soldi. A cosa serve quindi capirli? Serve a rendersene consapevoli e quindi dire ma sto cadendo in questa categoria di errore, faccio un passo indietro, faccio autocritica e cerco di superare la situazione problematica, razionalizzando. Razionalizzare è la chiave. Nel trading non ci si può affidare alle emozioni, non ci si può affidare all'istinto, si deve razionalizzare tutto quanto. So che le basi sono noiose, ma vi consiglio, se vi siete persi la puntata 1 e 2, di recuperarle, proprio perché partendo dalle basi si costruiscono le fondamenta più solide sulle quali poi si va a aggiungere l'operatività, che viene solo dopo aver fatto propri i concetti di base. Così la profittevolezza è più facile da raggiungere e da mantenere con costanza, che è il nostro obiettivo principale. Per questo motivo ho creato una playlist dove trovate nell'ordine tutte le puntate e basta che cliccate qua in alto a destra e la potete consultare con molta facilità. Detto questo, prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre il mio lavoro e i miei contenuti, in particolare questo che è un lavorone, quindi mi piacerebbe davvero sentire il vostro parere, quindi se lo apprezzate lasciatemi cortesemente un bel like per invogliarmi, diciamo così, a continuare a produrre contenuti di qualità. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, mi raccomando, per ricevere sempre le notifiche e vedere i video per primi. Seguitemi sui miei social, sul gruppo Telegram, su Discord, eccetera. Trovate tutti i link in descrizione. Detto questo, andiamo a vedere questa infida emotività, che errori ci porta a fare e soprattutto come superarli. Nella puntata di oggi quindi parleremo di emotività, sarà per l'appunto una piccola lezione di psicologia. Non parleremo per l'ennesima volta di FOMO, FUD, insomma i discorsi del perdere il treno, dell'avere fretta, perché penso che ormai siano già abbastanza dibattuti e abbastanza, diciamo così, assimilati. Quindi ve lo dico prima di iniziare, andiamo un po' più nel profondo oggi nei discorsi dell'emotività rispetto al semplice aver fretta, perdere il treno, perché quelli sono discorsi che di base non hanno proprio senso. Quindi non abbiate mai paura di perdere il treno nei mercati, non esiste un treno che poi non passa più, soprattutto nel trading. Quindi se per una volta ci perdiamo un movimento, non importa, aspettiamo quello dopo piuttosto che correre dietro a quello in corso che poi ci risulta sicuramente in perdita. Oggi trattiamo invece quegli errori un po' più subdoli che ci induce l'emotività, al fine di evitarli. Li ho divisi in gruppi, diciamo così, gruppi principali, e li andiamo ad affrontare uno a uno. Questo secondo me è una delle principali differenze tra il trader professionista e il trader amatoriale, perché il trader amatoriale, che magari approccia per la prima volta questo mondo, non ha consapevolezza di questi metodi infidi che ha la nostra psiche per alterare la nostra percezione della realtà, e di conseguenza non se ne rende conto e non li considera. La consapevolezza è proprio il primo passo verso la risoluzione dell'errore, perché capendo che stiamo sbagliando è difficile lo stesso, però possiamo dire attenzione, sto ricadendo in quella categoria di errore? Sì, allora aspetto, faccio un passo indietro, modifico la mia operatività. Le cinque categorie principali di errori legati all'emotività sono questi, e portano tutti ovviamente a perdere soldi, perché, ve lo anticipo, agire in preda all'emotività soltanto porta a perdere soldi in qualsiasi caso. Quindi lasciate perdere quelli che dicono, se lo dicono, spero che non ci sia nessuno, insomma, ma non si sa mai, di
insomma, ispirarsi da soli, di non razionalizzare, di andare a istinto, perché è follia, pura follia. L'istinto umano è fatto in modo da essere il meno razionale possibile, in particolare nei mercati. Pertanto evitiamo queste 5 cose, ovvero dare valutazioni personali, incapacità di ammettere errori, dobbiamo saper ammettere quando sbagliamo e dire io ho sbagliato, devo prenderne atto. Voler predire il mercato, quindi voler anticipare il futuro, voler dare un senso a qualsiasi movimento di mercato, quindi trovare un perché a qualsiasi cosa succeda a tutti i costi e farsi influenzare dagli altri. Adesso ovviamente li andiamo ad esaminare uno a uno, perché detti così magari vi sembrano banali, scontati e vi sembra di che siano cose già sentite, però vedrete che il più delle volte vi sarà già capitato di incorrere in tutti questi 5 errori, a me per primo, è una cosa attraverso la quale passiamo tutti, nessuno escluso. Partiamo dalle valutazioni personali, quindi non bisogna dare valutazioni personali al mercato, ai movimenti che succedono, dire secondo me è per questo, ma in realtà io sono positivo rispetto a questo asset, quindi anche se scende io lo compro lo stesso. Ecco, queste sono tutte valutazioni personali che rischiano di metterci contro al mercato e di conseguenza perdere soldi. Le valutazioni devono scaturire unicamente dalla lettura dei grafici. Attenzione, stiamo parlando di trading, qua non si parla di investimenti a lungo termine o cose di questo tipo, si parla di trading e come tale il trading deve essere unbiased dai preconcetti personali. Perché? Perché è sconveniente avere un bias. Se io credo tantissimo in un altcoin perché mi piace da morire il suo progetto, ma siamo in una fase nella quale la Bitcoin dominance continua a salire, è folle comunque comprarlo alla cieca sperando che adesso rimbalza, adesso rimbalza, adesso rimbalza, perché poi non accade e va a finire che perdiamo soldi. Altra cosa che succede molto spesso, aprire o tenere aperte posizioni in perdita più a lungo del dovuto perché ci aspettiamo qualcosa, è sbagliatissimo. Magari diciamo, ma sì, tanto tra una settimana c'è questo evento, c'è questa notizia, c'è questo nuovo rilascio di una nuova versione del protocollo, eccetera, eccetera. E quindi, ma sì, sono in perdita, il setup è diverso da quanto mi aspettavo, però vabbè, teniamo aperta lo stesso la posizione, perché tanto io mi aspetto che da quella notizia lì scaturirà questa reazione del mercato. Errore clamoroso, perché sto dando una mia valutazione, una valutazione personale ad un evento e soprattutto al mercato che è fatto da moltitudini di persone, ognuna delle quali pensa in maniera diversa. Quindi io sto anche peccando di arroganza, perché sto pensando, sto immaginando che la mia visione delle cose sia quella corretta e che anche gli altri la vedranno come me e di conseguenza compreranno facendo salire il prezzo. Attenzione, perché è un errore catastrofico. Qual è la soluzione? Quindi farsi un'idea sui fondamentali dei progetti, che è una cosa giustissima, vanno studiati i progetti, bisogna sapere quello in cui si sta investendo, ma va utilizzata come filtro, oppure aggiungo, per investire a lungo termine, quando uno vuole fare un acquisto e dire ma io voglio, penso che questo aumenterà di valore negli anni a seguire perché appunto ha dei buoni fondamentali. Ma questo, attenzione, non è trading, questo è investimento a lungo termine, quindi bisogna separarle per bene queste due cose e non per aprire o gestire i trades, i quali non hanno assolutamente bisogno delle valutazioni personali. Anzi, quando ci si aspetta qualcosa, ci si immagina che la gente si aspetti qualcosa da un evento, questo può essere generatore di caos e quindi forse è meglio non aprire neanche posizioni in vista di news piuttosto che eventi rilevanti, perché il loro outcome, il loro, come si può dire, esito può essere assolutamente imprevedibile. Quindi no al trade the news per me. Numero 2, ammetti quando hai sbagliato. Questo è veramente importante. È difficile per una persona, per il proprio orgoglio, ammettere gli errori, però fa davvero parte del gioco del trading l'errore, proprio perché il trading non è una posizione, non è essere più bravo degli altri a prevedere quello che succederà, ma è proprio l'essere il più bravo degli altri a gestire il rischio, a gestire le situazioni dove si sbaglia, dove si perde, a gestire le perdite con lucidità.
A volte ci sono delle strategie che prevedono come si dice, un tasso di perdita, quindi un tasso di errore maggiore della vincita. Quindi magari, appunto, strategie che prevedono di vincere nei trades, di fare trades corretti il 40% delle volte, di andare in stop loss il 60%. Però può succedere ovviamente che, cioè deve succedere affinché la strategia sia profittevole, che quel 40% delle volte il mio profitto sia molto maggiore o maggiore comunque di quello che perdo nel 60% delle volte. Quindi se ad esempio io guadagno molto di più di quello che rischio e vinco il 40% delle volte, sono comunque un trader profittevole. Quindi questo ci dice che è importantissimo gestire le perdite, gestire gli errori, senza farsi abbattere, senza perdere la lucidità. Quindi occorre capire quando il trade che abbiamo aperto è andato male e prenderne atto il prima possibile. Quindi nel momento stesso in cui io apro una posizione devo prevedere uno scenario di confutazione. Quindi cosa significa? Significa dire che io apro una posizione su un setup, che ne so io, il breakout di un livello di resistenza, e apro al retest che ne segue. Quando è che il breakout viene invalidato? Magari lascio un po' di spazio e metto l'invalidazione sotto al minimo precedente prima del breakout, oppure insomma avrò le mie motivazioni. Poi per questo c'è una serie a parte dedicata proprio ai setup, dove vi mostro quello che io utilizzo come scenario di invalidazione anche dei setup stessi. L'importante è che ci sia questo scenario di invalidazione, perché altrimenti diventa un qualcosa che io entro e spero che vada come va. Perché io devo avere ben chiaro in mente quando ho sbagliato, tagliare le perdite grazie allo stop loss. Non tenere mai una posizione aperta aspettando che prima o poi risalga, nella speranza che ci vorrà solo un po' più del previsto. Questo è un altro classicone. Magari uno compra aspettandosi appunto un breakout, poi subito dopo il breakout si rivela fasullo e c'è un bel candelone rosso che fa dumpare di nuovo il prezzo sotto, e uno dice: ma sì, c'è il dump, però non si sa mai, cioè secondo me è questione di giorni e poi ritorna su, e uno tiene aperta la posizione. Errore clamoroso, perché la speranza non porta mai a buoni risultati. Serve oggettività, serve dire: ho sbagliato, non c'è stato il breakout, taglio le perdite prima che le perdite peggiorino. E questo è bene, attenzione, anche se poi se io chiudo in stop loss poi il trade ritorna ad essere sarebbe stato positivo. Perché è giusto? Perché comunque lo stop loss è stato toccato, quindi lo scenario è stato invalidato ed è uno scenario di fortuna se poi ritorna in su, di fortuna nel caso ovviamente in cui non avessi chiuso la posizione. E quindi non bisogna mai affidarsi alla fortuna, bisogna sempre affidarsi a dei setup ben precisi, a delle condizioni ben precise. Soluzione: ovviamente usa sempre lo stop loss e sii capace e pronto a invertire il bias. Che cos'è il bias? È una predisposizione ad essere bullish o bearish, che ovviamente la si ha nel momento in cui si apre una posizione. Se apro una posizione long è perché comunque il mio bias è bullish, perché penso che il mercato è messo in una certa maniera. Talvolta il fatto che la mia posizione viene invalidata, mi scatta lo stop loss, mi deve far dire: ok, non devo essere più bullish, devo essere bearish, invertire il bias e magari, perché no, aprire una posizione short, suggerire l'apertura di una posizione contraria. Numero 3, importantissimo questo, ne ho parlato penso in qualsiasi occasione mi sia capitato di farlo, è non predire il futuro. È difficile non predire il futuro, perché è una tendenza innata delle persone, a tutti viene da predire il futuro. E c'è chi mi ha detto, ma mi è stata posta questa critica e ne abbiamo discusso, perché è un discorso molto intelligente secondo me, ma che senso ha dire non predire il futuro se noi siamo trader e guadagniamo proprio dai movimenti del mercato e dal predire i movimenti del mercato? No, errore, non si guadagna dal predire i movimenti del mercato, si guadagna dall'anticipare i movimenti del mercato, che c'è una grossa differenza. Predire significa immaginarsi quello che succederà in futuro. Anticipare significa vedere che sta succedendo qualcosa, sta iniziando a succedere, e buttarsi e dire: io voglio provare a vedere se davvero continua così. Quella è un'anticipazione, ma una volta che c'è un segnale.
Predire invece è alla cieca, dire ma io credo che salirà nel prossimo mese salirà piuttosto che nelle prossime ore salirà, perché magari vedo, che ne so, c'era una formazione in corso, perché vedo, insomma, ho qualche idea mia, perché c'è una notizia. Ecco, quello è predire ed è sbagliato. Anticipare, magari vedo un breakout e dico ah, maledizione, allora si è formato un movimento impulsivo, un breakout con volumi, allora cosa dico? Ma appena adesso ritraccia e magari retesta il livello dal quale è partito, io entro, così anticipo il movimento che è appena nato. Quella è anticipazione. Ovviamente all'anticipazione è sempre annesso un rischio proporzionale a quanto sto anticipando. Cosa significa? Significa che se io cerco di entrare appena il movimento nasce, quindi sempre nell'esempio del breakout, appena avviene il breakout senza neanche il retest, quindi appena viene rotta la resistenza, io avrò un rischio massimo, perché c'è il rischio che quel breakout sia fasullo, c'è il rischio che adesso l'offerta sovrasti la domanda e ritorni subito giù, e però ovviamente ho il massimo potenziale guadagno. Massimo rischio, massimo guadagno, è sempre così. Se invece aspetto che magari il breakout avvenga, che permanga per uno o due giorni sopra alla resistenza, che quindi flippa a supporto, diventa un supporto, e aspetto appunto un paio di chiusure di candele giornaliere e poi quando ritraccia entro, allora sarà un'anticipazione con annesso un rischio minore, perché sto anticipando un po' meno. Quindi è importantissimo far proprio il concetto di anticipazione e di rischio annesso, che non significa predire, perché predire vorrebbe dire entrare long prima che avvenga qualsiasi sintomo di breakout. Quella è predizione. Oppure entrare long perché c'è una notizia, oppure entrare long perché mi aspetto che salga, e quindi ci colleghiamo anche al discorso delle valutazioni personali. Questo è un errore. Perché? Perché il mercato non è razionale, il mercato non ubbidisce a leggi matematiche, non esistono le probabilità. Non esiste che il triangolo ascendente rompe al rialzo l'80% delle volte. No, è pura follia. Rompe al rialzo quando rompe al rialzo. Può benissimo rompere al ribasso. Mi raccomando, predire il futuro è un grossissimo errore. Non esistono pattern o situazioni grafiche con esito certo né quasi certo. Diffidate da chi predice prezzi o movimenti. Io ho letto follie ciclopiche su gruppi Telegram e simili del tipo il prezzo arriverà a quello nel 2021, oppure tra 4 giorni ci sarà un pump del 30%, piuttosto che questa moneta pomperà del 20% tra un'ora. Ecco, quello lo può dire solo chi manipola il mercato al punto tale da creare quei pump, però veramente, se no è assurdo, non esiste. E se uno ci azzecca, fa una predizione giusta, magari anche 2 o 3, non seguitelo lo stesso, perché comunque il trader più bravo non è quello che predice meglio, perché la predizione va a fortuna. Il trader più bravo è chi riesce a gestire bene il rischio nel tempo, chi riesce a gestire le perdite, i guadagni, i setup e avere un risultato che sia costante nel lungo periodo. La soluzione quindi qual è? Operare su setup studiati e pianificati che sappiamo gestire sia in caso di profitto che di errore, quindi saper dire quando sbagliamo e gestire il caso di sbaglio, stop loss. Gestire ovviamente il profitto, dove lo si piazza, quanto lo si piazza, gestire il rischio e quant'altro. Ovviamente sono argomenti che poi vedremo più avanti in questo percorso, ora vi butto lì i concetti. Numero 4, non cercare il perché di ogni movimento, un'altra cosa prettamente umana. Noi vogliamo sempre sapere tutto, dare una spiegazione a tutto, ovviamente a posteriori, perché a priori è impossibile. Il mercato è fatto da persone, tante persone, ognuna delle quali con le sue motivazioni per acquistare o vendere. Io magari compro perché ci ho visto un setup, un altro compra perché ha visto una notizia la settimana prossima, un altro compra perché crede nell'asset e lo vuole holdare per 5 anni. Una vende perché, insomma, ognuno ha i suoi motivi per acquistare e per vendere, ed è impossibile razionalizzarli tutti e regolarli dicendo che c'è un qualcosa che li spinge, perché appunto ognuno ha le sue idee.
Il prezzo è dato da domanda e offerta. Se avete visto il video di lunedì, ne abbiamo parlato e dovreste sapere che cosa intendo. E la domanda può esaurirsi anche nelle migliori condizioni fondamentali, quindi anche quando le notizie sono le migliori in assoluto. Perché? Porto all'estremo. Se tutti hanno già comprato, chi è che ancora lo fa, aumentando ulteriormente il prezzo? Nessuno, perché tutti sono già long. La domanda esaurisce e scatta il reversal. Ovviamente è graduale il percorso, nel senso che durante i forti trend in ascesa c'è tanta domanda e poi progressivamente però si esaurisce, perché a tutti entrano long, si spera il prima possibile, poi il trend si esaspera e a un certo punto chi è entrato long inizierà a fare take profit e quindi inverte il trend, sbilanciando l'ago della bilancia verso l'offerta contro la domanda. Domanda e offerta, attenzione, sono impredicibili e imprevedibili, solo constatabili come leggendo i grafici, ovviamente vedendo il prezzo. La soluzione quindi qual è? Non cerchiamo sempre di dar motivazioni fondamentali ai movimenti, perché sono risultato di domanda e offerta nel tempo. Quindi non cerchiamo sempre di dire ma quando c'è un movimento che va come previsto, ah sì, perché c'era quella notizia lì che quindi la gente ha comprato, perché la Deutsche Bank sta fallendo e quindi la gente compra il Bitcoin piuttosto che c'è l'ETF, piuttosto che il gap nei futures e menate del genere. Non cerchiamo queste motivazioni, si tratta di domanda e offerta e non è predicibile né legabile in alcun modo con i fondamentali, almeno non in maniera diretta. Quindi occorre seguirne i flussi soppesando posizioni e rischi. Infine, non farti influenzare da analisi altrui, davvero importante anche questo. Perché? Perché ognuno ha le proprie opinioni, ha il proprio substrato e ha il proprio background economico, di capitale, di carattere, di esperienza, tolleranza al rischio. Ovviamente uno che investe 1000 euro non ragionerà allo stesso modo di uno che ne investe 20 milioni. E quindi non ha senso paragonare le analisi che le due persone fanno, perché chi investe 1000 euro sarà più propenso a rischiarli, perché dice io voglio all'inizio quantomeno cercare di avere un profitto maggiore a fronte di un rischio maggiore. Chi invece investe 20 milioni dice ma io voglio ovviamente abbassare il rischio e abbassare di conseguenza anche il profitto, proprio perché ho un grosso capitale e quindi devo preservarlo. Non esistono pertanto analisi universali, ogni analisi deve sempre essere accompagnata da uno scenario di confutazione, come già visto, proprio perché non c'è certezza del futuro. Quindi altrimenti sarebbe un peccato di predizione, di nuovo, il dire andrà così. No, non esiste. Un'analisi fatta bene è lo scenario bullish, posizione long, nel caso in cui accade questo, questo, questo. Allora io apro una posizione di questo tipo, con questo take profit e questo stop loss. Nel caso invece in cui accada la condizione B, allora scenario numero 2. E insomma, questa è un'analisi fatta bene. E soprattutto ogni posizione accompagnata dalla sua confutazione, del tipo se accade lo scenario 1 apro una posizione di questo tipo, ma poi accade quest'altra situazione, il prezzo scende sotto eccetera eccetera, allora mi sono sbagliato e devo chiudere in perdita, stop loss. La soluzione quindi qual è? Se io leggo un'analisi su Twitter, su Facebook, su Telegram, se voi leggete sul mio canale Telegram le mie analisi ma non siete d'accordo, ci sta, perché ognuno ha la sua strategia. Io cerco sempre di presentare le mie analisi come tasselli di una strategia. Voi sapete che io opero in un certo modo, evito l'intraday, cerco di preservare il capitale, minimizzare il rischio. Poi qualcuno mi viene a dire ma tu sei folle a mettere gli entries così in basso che ti perdi il treno, che qui, che lì, che là. Perché il mio scopo è minimizzare il rischio, anche comunque rischiando di più di perdere il profitto potenziale che ne deriverebbe. E quindi se tu metteresti il tuo entry più in alto perché la tua strategia è più propensa al rischio, va bene, non è che una è giusta e una è sbagliata. Mi raccomando, deve essere ponderata, calcolata e integrata nella strategia. Se la tua strategia, se la tua analisi è fatta in questa maniera ed è diversa da un'altra, tu comunque resta fedele alla tua, perché l'hai partorita tu e soprattutto l'hai integrata nel tuo contesto.
Quindi questi sono i 5 precetti da tenere in considerazione quando si opera. Quindi rendiamoci conto di quando stiamo ricadendo in una di queste 5 categorie, facciamo un passo indietro e facciamo autocritica, che è davvero importante nella vita e nel trading direttamente, perché si trasforma in soldi. Vi lascio l'ultima chicca, chiamiamola così, che è un macro argomento di cui si potrebbe parlare ore, e si tratta delle dissonanze cognitive, che sono un qualcosa che si verifica in una maniera estremamente frequente nel trading. Si verifica quando ci sono pensieri in dissonanza, in generale nella psicologia umana funziona così, che ci fanno sentire a disagio. Cosa sono i pensieri in dissonanza? Semplicemente se io sto facendo un'azione, un qualcosa, oppure ho un'idea, e mi viene in mente qualcosa che è contrario a quell'idea lì. Esempio, io sto fumando e mi viene in mente che il fumo fa male, ok? È una dissonanza cognitiva. Nel trading questo si trasforma dicendo: io ho acquistato Bitcoin, mi viene in mente che però il prezzo è già molto alto. Dissonanza cognitiva. Come la gestisce la nostra mente la dissonanza cognitiva? In 3 modi di solito. Uno, li si ignora, elimina o evita. Quindi si dice: ma sì, chi se ne frega, tanto io faccio finta di non averlo sentito, il pensiero in dissonanza. Numero 2, si altera la loro importanza minimizzandoli. Quindi dici: sì, il fumo fa male, ma però fa male insomma in pochi casi, poi si ammala anche chi non fuma, eccetera eccetera. Oppure: sì, il prezzo è alto, però insomma il grafico parla chiaro e insomma le notizie sono molto positive, eccetera eccetera. E si minimizza quindi il pensiero in dissonanza. Numero 3, si adducono scuse a favore della propria azione o idea, che è molto simile anche alla numero 2, però è un po' come dire, non lo so, appunto, ho acquistato Bitcoin, vedo che però il prezzo è molto alto e sta succedendo qualcosa che mi fa pensare che magari potrei avere torto ad averlo acquistato. Cosa faccio? Dico: ma sì, io vedo le notizie bullish, allora rimango bullish anch'io e me lo tengo. E questo ci altera gravemente la percezione della realtà e ci rende, come si dice, biased. Ecco, rimanendo invece nella metafora del fumo che fa male, io adduco scuse dicendo tipo: ma sì, io fumo, il fumo fa male, però comunque vado a correre, mi fa bene, quindi equilibro la cosa. Ecco, nel mercato questo diventa perdere soldi, perché perdo la lucidità sulla situazione. Tipico processo di dissonanza cognitiva nel trader, vi ho fatto 2 esempi. Esempio numero 1. Sono bullish su Bitcoin, quindi io in questo momento vedo una situazione bullish. Esempio numero 2, invece più da trader, apro una posizione long su un setup di breve che ho visto e che si è verificato. Dissonanza, cosa succede? Succede che nell'esempio 1 Bitcoin traccia un bel lower low con dei damponi e volumi molto alti. Io ero bullish, ho aperto ovviamente un long, però ecco, arriva la prova del contrario. Mentre nell'esempio 2 apro la posizione su un setup di breve, long, non si sviluppa come previsto, il setup viene invalidato. Quindi ad esempio, che ne so, c'è un fake out se ho fatto il breakout dalla resistenza. E quindi la dissonanza, se non la so gestire, mi genera un bias, perché io cerco di minimizzare la dissonanza, di escluderla, ignorarla. Quindi cosa faccio? Nel caso 1 cosa faccio? Vado a leggere tutte le news bullish che trovo in giro su Bitcoin, ignoro ovviamente quelle bearish, e alla fine mi convinco che ho ragione, e dicendo: ma sì, ma i grafici alla fine non sono così importanti, guarda tutte queste notizie bullish. Nel caso 2 invece guardo i fondamentali, dico: ma sì, ho aperto la posizione long, il setup è stato invalidato, vado a cercare qualcosa insomma che mi ridia speranza, quindi vado a cercare i fondamentali, dico: sono buoni, le notizie sono buone. Allora dico: ma sì, facciamo che questa posizione non è più un long su un setup di breve, ma una posizione di lungo termine. Prima o poi tanto risalirà e allora venderò. E ovviamente qual è l'esito nella maggior parte dei casi? Negativissimo, e va a finire che perdo soldi. Questo è un tipico processo di dissonanza cognitiva che, insieme ai 5 casi visti prima, penso che rappresenti il 90%, se non di più, degli errori
nei quali ci induce la nostra emotività e la nostra psicologia. Quindi mi raccomando, se sentite che vi trovate in questa situazione, prendetene atto e cercate di essere autocritici, cercate di magari scrivervelo, dire ma mi è capitato questo, mi sono reso conto di essermi influenzato dalla notizia dall'analisi di un altro, ma ha messo in discussione la mia, io mi sono sentito insicuro. E andare a cercare l'origine di quell'errore lì. Ma perché mi sono sentito insicuro? Perché davvero ho fatto un'analisi senza pensarci su, senza far strategia, o perché sono io che sono semplicemente influenzabile? Ecco, in questo caso devo diventare sicuro, devo trovare sicurezza nella mia strategia, nel segnarmi setup, nell'essere il più matematico e razionale possibile, che è un qualcosa che cercheremo ovviamente di fare quando parleremo dell'operatività in termini pratici. Intanto spero di avervi passato questi concetti che possono sembrare banali, ma credetemi, non lo sono per niente. Se avete apprezzato il contenuto, io vi lascio queste possibilità di sostenermi, che sapete che è tutto quanto gratuito ora e per sempre, i miei contenuti. Quindi potete seguirmi su Telegram, sul mio gruppo, e insomma, spero che vi piaceranno le mie analisi, condividerle, farle vostre, però mi raccomando non fatevi influenzare, oppure iscrivervi con i miei referral link sugli exchanges oppure per acquistare il ledger. Vi ricordo che queste slides, questo video è liberamente condivisibile, io sono per il far conoscere i miei contenuti a più persone possibili, tanto non li vendo, sono gratuiti, quindi condivideteli con chi volete e ricordatevi magari di citare l'autore, cioè io, e magari di dire andatelo a seguire che potrebbe valerne la pena, ovviamente soltanto se lo pensate. Detto questo vi faccio un carissimo saluto e vi rimando all'appuntamento prossimo con Trading Consapevole, mercoledì prossimo sempre alle 21:30, e andiamo sempre più nel concreto. Un saluto.